Buongiorno, accolgo volentieri l'invito della Biblioteca San Giorgio a autopresentare il mio libro, Consegnati al Silenzio, che è uscito da Bompiani a febbraio 2020, il giorno prima che andassimo tutti sfollati nelle nostre case. Io mi trovo a Pistoia, in Porta San Marco, nella casa dove sono nato e alla quale ho fatto ritorno, nella grande soffitta all'ultimo piano, che in qualche modo ha una relazione con questo libro che vi voglio brevemente presentare, perché è un libro ispirato a questa grande soffitta dove tanto tempo fa tutta la mia famiglia si riuniva accanto a un grande camino e questa condivisione corale degli abitanti di questa casa, quelli che rimangono adesso e quelli che non ci sono più, sono al centro della narrazione in versi di Consegnati al Silenzio, dove io immagino un adolescente tra l'infanzia e l'adolescenza che gioca con il piccolo chimico come si faceva una volta con gli esperimenti e come se riportassi in vita le voci, le storie che sono appartenute a quella famiglia, ma sostanzialmente, non per rimanere focalizzati sulla mia vita, ma per cercare di entrare nella vita collettiva, nella storia con la S maiuscola. E quindi questo mio libro, che è un ritorno a Pistoia e all'immaginario, in particolare del quartiere che dal Porta San Marco arriva fino all'ospedale del Ceppo, è per me il centro del mondo e quindi un libro che attraversa nelle tre sezioni come un immaginario viaggio proprio all'interno dell'ex ospedale del Ceppo. Quindi il suo teatro anatomico nella prima sezione, il padiglione dell'emodialisi nella seconda e il fregio del ceppo, che appunto è, come dire, l'insegna di questa grande, straordinaria istituzione. Vorrei leggervi una poesia. Perché sono entrato in ospedale ed era un supermarket. Il carrello mi ha chiesto cosa potevo portare. La morte sul seggiolino. Quando ero bambino a cassetta, sfidavo il traffico nei reparti. Olio, pasta, latticini. Eppure esiste per il dolore un centro di costo, a prezzi sempre fulminanti. Il carrello mi dice: allora ti risparmierò la morte, sì, ma potrò rimandarla a un altrove. Mentre si affollano qui i campari, i rossi de Pero Mignon tintinnano come flaconi d'un altro sangue, speranza di guarire, dolore da bere. Almeno la voce dell'altoparlante elenca offerte speciali. Tu ritorni in grembo nel carrello, premuto dalla mamma incinta del tuo futuro, da quella che ci ha nutriti, a quando tutti non mangeremo. Mettimi nel carrello, al cassonetto, spingi bene dal letto d'ospedale, niente flebo per campare. In questo libro ci sono nominati maestri, amici. In particolare questa poesia è dedicata a Giovanni Giudici, ma ce n'è un'altra, sempre all'inizio di questo mio canzoniere, perché come ogni mio libro in versi è composto
narrativamente da poesie che in qualche modo si rimandano le une alle altre. Tra queste poesie, e ce n'è sempre iniziale, una dedicata a Francesco Guccini in una sezione che si chiama Spettrali riuniti. Il mio rapporto con Guccini è un rapporto antico e recente perché abbiamo fatto in passato, nel recente passato, ho seguito il suo libro Tra lume e scuro, edito da Giunti Editore, e quindi è nata una nostra amicizia, alla quale appunto ho risposto con questa poesia. Le luci che si accorciano. Inesorabile potenza dell'istante, qui riuniti babbo, nonno, figlio, nipote, mozzi nomi d'organi, virus e batteri, tutti consegnati al silenzio, uno reduce da una guerra mai finita, uno da una ragioneria di conti a contadino, uno chiamato fuori dalle malattie, uno compromesso in vita dalla poesia. Aspiedo tutti, consegnati al tempo dei relitti fatti Caino per teatro, dove figlio e nipote insieme, Paolo e Fabrizio, riportano in vita gli altri dalla disfatta. L'ansia di comprensione, portare a compimento una missione, alzarsi al cielo o abbassarsi nelle viscere della terra, immedesimarsi nell'amore. Diventare arte, trasformare tutta la carne in cera, la cera in pietra, pietra della pazzia. Trovare un coro di misericordia, un punto di carità condivisa, alzare le braccia per vittoria al traguardo, ma poi capire che la gara era truccata e allora sarebbe stato meglio rimanere tutti al palo, più che altro consegnati al silenzio. Vivere assordati nel nulla, issato in un fiore. Questo libro c'è una sezione appunto dedicata al padiglione verde dell'emodialisi, che appunto si chiama il padiglione verde, ma che in qualche modo sento scritta come ultima in questo libro. Ancora l'emergenza, il coronavirus, non erano, diciamo, nemmeno all'orizzonte, ma come accade a volte di anticipare con la poesia il tempo che avvenire attraverso la lettura del passato, mi è capitato, di rimanere molto colpito dall'aver anticipato, il dolore corale, di queste padiglioni che sono stati montati prima degli antistanti le porte degli ospedali proprio per accogliere i malati di coronavirus. E quindi vi leggo questa poesia. Ormai non c'è più niente che possiamo fingere. Consegnati al silenzio e indifferenti al mondo, amiamo i nostri simili come li amate voi. Siamo dentro al buio per aspettare la luce, entrare in fondo piano tra spifferi dei muri. Ci illumini la lingua, ci stani tutti i virus, negli organi annidati, pezzecche e cani sciolti, nascosti nei reami di ghiandole e di organi. In santuari esistono e dormono in silenzio tutti i nostri virus per farci stare in bilico, sull'orlo della vita, quando è sera, pensaci, da soli noi restiamo, preda al desiderio, dicendo ancora sì e non più. Viviamo in astinenza, granai senza le macine, guardiamo un piatto vuoto. Dalle vetrine i dolci che non possiamo avere. Pensaci di notte se pensarci non costa niente. Pensaci nel mondo che ci costringe sani, fingere di non avere niente ed essere contaminati. Pensaci
da tutti gli indifferenti e da tutti quanti sono presunti solo come sani. La folla calpesta il diritto, la folla va a diritto, segue la sua rotta. Tra il tempo di pazienza e il tempo dell'ascolto siamo al nuovo inizio. Senza più niente pensaci ora, tutti pensaci insieme, ora uniti, sempre pensaci qui riuniti. Bene, ringrazio naturalmente la Biblioteca San Giorgio. Con la quale condividiamo molti, molti progetti, fra questi anche quello del premio internazionale Ceppo, che come tutti sanno abbiamo sospeso in attesa di poter ritornare tutti insieme a fare una grande festa in presenza. Quindi grazie, per avermi seguito.